Ok, eccoci qua, adesso dovrebbe vedersi tutto senza problemi, forse avete l'audio un po' troppo alto, io di sicuro, perché nel frattempo io ovviamente lo modifico in base al gioco. Adesso dovrebbe vedersi tutto senza problemi, fatemi vedere, sì. Dovrebbe vedersi tutto. Siamo in live? Sì, il titolo è giusto. E iniziamo, iniziamo. Quindi non dovrebbero esserci problemi, giusto? Grazie Streamlabs. Vabbè, abbiamo capito che con Streamlabs neanche provarci, perché ovviamente non riusciamo. Ma noi possiamo anche continuare con OBS Studio, non è un problema. E niente. Ovviamente Streamlabs mi faceva venire tutte cose più semplici, perché erano tutte cose lì, tutte cose, trovavo tutte cose in un unico programma, invece così devo fare un po' di giri, però va bene ugualmente. Allora, ci siamo, voi mi vedete? Sì? Ok. Cosa dovevamo fare? Io mi sono dimenticato completamente tutto. Io mi devo spostare perché non vedo bene. Allora, qua era chiuso. Ok. Era qui? No, non era qui. Era di qua. Era di qua. Esatto, l'arena di Tiny. L'arena di Tiny ancora non l'avevamo fatta. Quindi, benvenuti. Benvenuti tutti nella live. Siamo anche oggi in live con Crash. Siamo, presumo, a metà avventura. Questo ci permetterà appunto di sbloccare altri personaggi. Già ho sbloccato quasi tutti i personaggi. Mancano appunto solo quelli dell'avventura. E basta. E basta, possiamo iniziare. Ok, questo era il kart, quello che non mi piaceva. Ok. Buono, l'abbiamo presa. Ok. Ma chi è il primo? Ah, Dingodile. Dingo. Bravo, complimenti. Ok. È sempre lui il primo. Ok. Credo che siamo molto vicini ovviamente anche a sbloccare la prossima boss fight. Se si può definire boss fight, boss run. E dovrebbe essere, non lo so, qualcuno di ghiacciato, non so chi sia. Un boss ghiacciato non lo conosco. Dovrei però arrivare primo, il che è un po' difficile, perché già Dingodile sta prendendo una bella. Tu Polar te ne vai. Una bella distanza da me. Dov'è? Infatti già neanche si vede più. Purtroppo neanche mi sta dando oggetti che mi possano aiutare tanto. Grazie. Dobbiamo rifare sicuramente. È una curva davanti a me, quindi non credo di farcela. Non mi dà niente di che mi possa aiutare, eh? Non c'è niente, non mi sta dando niente.
Dov'è? Neanche si vede, infatti, nell'ultima curva. Vediamo questo se ci arriva. Non ci è arrivato. Non è arrivato neanche a metà. Va bene, rifacciamola. Ah, era ancora... Oddio. Credevo che già era l'ultimo giro. Ok, allora si poteva fare. Vediamo, vediamo se ce la facciamo. Non così. Non così, dai. Il bello che lo vedo. Il bello che lo vedo che è davanti a me, quindi... Non è neanche chissà quanto lontano, eh. Vai, cosa ha preso? Ha preso qualcosa e siamo primi. Ha preso qualcosa e siamo primi. Siamo primi e dobbiamo seminarlo però adesso, eh. Ok. Va bene. Curva finale questa dovrebbe essere. Yes! Se mi prendevi e vincevi, eh? Perfetto. Sono superiore! 3 millesimi di secondo, eh? 3 millesimi di secondo. Abbiamo vinto per poco. Ok. Colpo di culo. La chiamiamo colpo di culo questa, eh? Allora, un attimo è arrivato un corriere, quindi vi lascio in pausa. Un attimo. Ha ha ha!
Eccomi qui, scusatemi l'attesa. Ma è arrivato il corriere, che mi appunto mi ha consegnato la game capture finalmente. Bene, ora vedrai perché sono il pilota più temuto. Otterrò il diritto di sfidare Oxide dopo averti ridotto in piccoli pezzetti. Ok, quindi è il fratello Komodo. Il fratello Team Cortex, questo lo prendiamo subito. Non voglio utilizzare quello rosso però. Aspetta, chi c'ho? Vorrei un po' cambiarli. C'ho quello elettrico. Quello elettrico, no, voglio quello rosso perché mi sa di malaticcio e mi piace di più. Allora, kart, prendiamo questo qua. Vediamo. Wow, aggressivissimo. Colori ovviamente rossi. Vabbè, adesivi. Adesivi mettiamo Crash. Dov'è? Ah, questo. Vabbè. Ok, dai, cattivissimi. Ok, quindi ragazzi, vi dicevo, è arrivata la game capture, quindi molto probabilmente nel pomeriggio farò delle live di prova per vedere se si vede e come registra. Quindi adesso ci toccherà andare contro Komodo Joe. Komodo Joe. Cosa mi lancerà? Lui lancia direttamente le cose che esplodono subito, va bene. Vabbè. Quindi basterebbe. Vabbè, la prima è per. Per impararla, diciamo. Non devo stargli però dietro. Ah, qui non le lancia. Qui non ne lancia, qui non gli piace lanciarne. Adesso mi dispiace. Ok, vai. È veloce. Infatti si è visto. Molto probabilmente ci starò un po' qui. Ovviamente io odio questa mappa. Vaffanculo. Ho perso un razzo. È molto difficile perché è veloce. Certo, perché è veloce.
Dai, dai. Ok. Togliti. Ce l'ho già attaccato, eh. Ce l'ho già attaccato. Qui non lanci, giusto. Ok. E guarda, guarda come mi fermo poi. Qui mi fermo moltissimo. Qui perdo moltissima velocità. E non ho capito perché. Certo. Vai. No, per quanto. No. Non ce l'ho fatta. Questo era solo un esperimento. Ok, lo facciamo. Allora, io perdo moltissima velocità nella curva. Nella curva dove c'è il ponte. Purtroppo. E anche se salto, purtroppo non so. Non so quale sia la causa. Lui parte sempre con il boost, quindi va bene. Non so quando, se c'è un modo per capire quando lui lancia il nitro o meno. O non devo fargli prendere le monete. Oh, non lo so. Vedi, qui io perdo moltissima velocità facendo così. Non so se devo fare la derapata anche qui. E lui ovviamente mi raggiunge. Vabbè, qui si sta comportando davvero da rincoglionito però. Vai. Ok. Ed è, già ce l'ho attaccato, vedi? Già ce l'ho dietro. Ok. Così ho perso di nuovo molta velocità. Però no, forse non tanta. Forse non tanta quanto, quanto quella di prima, forse. Aia. Fatto malino. Dai, 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 dai. Si è fatto male anche lui, ho visto nella mappa, perché è diventato rosso. Quindi potrei anche vincere. Cos'è? Ah, ok. Vai, vai che vinciamo, dai. Dai, ok. Perfetto. Abbiamo vinto anche questo, dai. È stata semplice, eh? Vittoria comoda. Ok. 20 punti, sono sempre pochini, ma va bene, va bene, va bene. Vediamo. Non pensavo fossi così veloce. Così. Mi hai davvero sorpreso. È scomparso? Ecco qui la chiave che ti spetta. Ma non pensare di poter battere facilmente Oxai. Perderemo il nostro pianeta e sarà soltanto colpa tua. Tua. Allora, queste cutscene sono molto molto belle, eh? Una cosa che mancava. Ok. Quindi non so dove ci trasporta. Allora, secondo me l'idea di Comodo Joe nel mondo del ghiaccio non c'entrava proprio niente, eh? Siamo da Cortex. Bene. Senape, color senape, l'adesivo di Comodo Joe. Ok. Perché siamo da Cortex? No, ma io voglio vederli tutti piano piano questi, eh. Vabbè, ci indica la strada. E qui siamo da Cortex. Perché siamo... No, qui siamo da Pinstripe. Sì. Qui siamo da Pinstripe. Vabbè, questo è il terzo, quando lui aveva Uga Uga alle calca... Uga Uga, sì. Questo cos'è? Fammi vedere questo. Oddio. scusami, ma mi fanno troppo ridere queste cose. Oh, mamma mia.
Ok, dai, facciamo questa che ce l'abbiamo qui vicina, dai. Rocca Cortex. Rocca Cortex, cosa ci sarà? Quale sarà? Il castello di Cortex? Presumo? Non lo so, forse? Vedremo. Ok, basta caricamenti, per favore. Basta, basta. Sì, questo è il castello comunque. Ok. Eh sì, ma come me l'ha tirato? Perfetto. Dingodile sempre il primo. L'hanno presa già subito. Ti togli davanti, per favore. Ok. Io desidererei saltare però da qui perché non l'ho mai fatto, non ci sono mai riuscito. Però non ci riesco mai, appunto. Adesso dov'è Dingodile? Neanche l'ho visto. Nella mappa non si vede, è proprio, ce l'ho proprio attaccato? Va bene. Wow, per quanto l'ho schivato sto ragno. No, ok. Qualcuno la prenderà, sì, molto sicuramente. Ok. Vediamo. No. Mi serve molto più, molta più velocità. Mi serve molta più velocità e non so come poterla ottenere proprio qui. Bastardo, ha messo una TNT dietro la cosa. Come l'ho fatto saltare? No. Era la mia stessa. Ho preso entrambe queste, perché c'era la TNT e la, scusami, la nitro e quella verde. Abbiamo vinto. Con calma. Abbiamo vinto con molta calma. Ok. Sempre poche, ovviamente. Ok. Abbiamo vinto anche questa. Vediamo. Vediamo. Dingodile con la pistola ad acqua. Invece Puma che neanche vuole vedere nessuno. Complimenti! Ok. Hai vinto un trofeo. Sì, siamo da Pinstripe, come potete vedere da davanti. Adesivo Cortex, ovviamente lo dobbiamo mettere. Adesivo Cortex. Perfetto. Eccolo, vedete? Questo è il prossimo boss, chiamiamolo così. 14, perché sono qui? Io devo andare sotto, non devo andare neanche qui.
Ah, ok, poi ci sono le mini sfide. Boh, vabbè. Per ora facciamo i livelli normali. Laboratorio in gin, questo è spettacolare. Laboratorio in gin mi viene molto semplice. L'unica cosa è che c'è una scorciatoia che potevano anche mettere. E che ovviamente non l'hanno messa per gameplay, perché se la prendevi saltavi tre quarti di pista, ovviamente. E forse è un bene che non l'hanno messa. Dai. Tanto va bene, grazie. Ovviamente Engine è il primo. Ok. Non ho visto l'utilità, ho capito solo dopo che era stato inutile utilizzarla qua. Wow, quanto slancio. Forse no. Non la prende quasi nessuno questo slancio lì, eh. Questa velocità lì. Hanno paura. Vieni. Eh no, cazzo, proprio qui. Che palle. Togliti di mezzo. Sì, che cazzo. Siamo tutti in un unico blocco. Anzi, la cosa buona è questa, che siamo tutti vicini ancora. Infatti già sono terzo. Ancora no, non utilizzerei i missili. Io aspetterei. Non ora, ma più tardi. Quello è caduto, va bene. Bastardo. Ah sì? Tieni questo. Ho ricambiato il favore, dai. Ok. Dove è il primo? La prima è Coco. Molta differenza però. C'è molta differenza di... C'è un notevole distacco. Molto difficile riprenderla proprio Coco, eh. Caduta, ma dai. Ma dai, però davvero sei un po' cretinella, eh. Scusa se cadi proprio adesso. Tieni, dai. Togliti dalle palle. Ma dai. Tieni, proprio qui. Qualcuno lo dovrà prendere. E si vince. Sono superiore. Ottimo. Buoni. 40 sono buoni. Allora, devo vedere come voi vedete il gioco, eh. Devo vedere un attimo come voi vedete il gioco. Potete vedere anche bene, però... Devo vedere nella corsa. Quindi vedrò nella corsa come si vedrà. Quello ancora non l'ho sbloccato, Dingotel, neanche poco. Per assurdo, Crash e Coco sono ancora gli unici di cui non ho sbloccato molto, eh. Ok. Ma credo che sia solo una cosa fisica questa, eh. Via aria calda. Ok.
Via aria calda. Via aria calda non me la ricordo completamente quale sia via aria calda, eh. Quindi vedremo. Oddio. Questo è particolare. Questo è molto particolare, dai. Togliti di mezzo! Dai. Sì, passatemi tutti perché intanto vi supero io alla fine. Tieni. No, ok. Si è fatto male, poverino. Chi era? Dingodile? Ho fatto un au molto acuto, forse l'ho preso nelle parti basse, forse. Poverino. Ok. Mi è saltato addosso? Siamo terzi. Abbiamo i due animaletti davanti. Qui conviene fare così. Vai. Ah, sono proprio qui, eh. Dai, dai, togliamolo dal mezzo. È ora di fare anche un po' di distacco rispetto agli altri. Non la prendo mai quella. Mi è passato, bastardo. Ah, sì? E io faccio così. Sei caduto. Dai, il distacco adesso c'è un po', eh. Però ovviamente è un distacco che si può perdere. Occhio alle stesse cose che ho lanciato io precedentemente. Cioè, sono tutte cose che ho lasciato io precedentemente, ma nessuno ancora ha preso, eh. Va bene. Buono. Oddio. Ok. Dai, che il distacco adesso. Si è preso qualcosa. Si è preso una delle bottigliette, il Polar. Buono. Non lo prendiamo, non mi serve. Adesso, però. Sì. Come fa un missile a prendermi? Scusami, eh. Ce l'ho proprio attaccato, ce l'ho. Bastardo? Bastardo? Che strada hai fatto per riprendermi? Lo sai che forse potresti vincere anche, eh? Ho paura di no, però. Oddio. Dai, 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 dai. Non hai vinto. Ok, dai, guarda che alla fine me la sono vista anche un po' brutta, eh. Me la sono vista anche un po' bruttina perché Polar mi ha sorpreso. No, Polar, Puma mi ha sorpreso. Alla fine me lo sono ritrovato dietro. Vero, mi ero dimenticato di vedere come si vedeva. Vabbè. Non è un problema, lo vediamo dopo. Poverini, dai, non me li puoi far vedere così. Dai, dai. Non la voglio vedere sta scena, dai. Hai vinto un trofeo! Adesso in avanti a destra. Ok.
Ok, quindi qua. Dritto. Stazione Oxide è quella che io odio. Ma è una del... Su PlayStation 1 non era l'ultima? Su PlayStation 1 io mi ricordo che questa, se è proprio quella che io penso, era l'ultima gara. Mi ricordo male io. E infatti questa era l'ultima gara, scusami. Quella dove poi battevi Oxide, no? Questo è un casino, non... Se la vinco è proprio con la botta di fortuna, eh? O proprio... o solo perché il computer è una merda. Bene. Uno è caduto. Bello come si sente l'effetto, eh? L'effetto è bellissimo, quello dell'aria. Non so come si può chiamare. Qui è il primo timing. Vedo brutta. Non hanno molta utilità purtroppo tutti questi derapare qui, secondo me. I missili sono stati un po' abbassati per quanto riguarda l'intelligenza, però, eh? Se non sbaglio. Dov'è Time? Scusami. Wow. Sbaglio qui. Io sbaglio qui. Perché non do... Io devo andare sulla destra, non devo andare sulla sinistra. Dai, secondo giro già lo vedo. Già è un passo avanti. No, ho ciccato quello. Yes, yes, yes. E te ne prendi anche un altro. Togliti di mezzo! Ok, adesso dobbiamo solo vincere. Però mi sa... perché mi sembra che non ho accelerazione? Perché mi sembra che... è come se non accelerassi per niente. Tiny ha preso qualcosa. Tiny ha preso qualcosa di mio, infatti. Ok, adesso ho capito. Ok, devo saltare e poi andare sulla destra. L'ultimo giro ho capito. Vabbè, non voglio vedere neanche quant'è la differenza tra gli altri, perché è abbastanza. Ok, adesso vediamo. Già c'è il boss? Non credo.
Non credo che già ci sia il boss qui, eh. Ok. Ah, già c'è il boss. Ok. E tu saresti un pilota? Bellissimo. Lascia perdere. Se vuoi sfidare Oxide, prima te la dovrai vedere con me, sai? Sono il campione di questa pista e salverò io il mondo. Per una bella sommetta, ovviamente. Beh, già ti ho detto... Proviamolo. Allora, questo qua di Cortex rispetto a quello che abbiamo sbloccato prima mi è sembrato un po' più veloce rispetto a questo. Poi può essere... No, sì, rispetto a questo qua mi è sembrato un po' più veloce. Poi può essere solo una paranoia mia. Ci sarebbe questo. Però io ho anche la navicella. Adesso non so se la navicella è più veloce. Proviamo questo, dai. Ok. Allora, già forse ci ha spoilerato qual è il potere di Pinstripe, cioè quello di lanciare bombe. Presumo. Perché se già ce ne lanciate una, presumo sia proprio quello, no? Di aria calda, ok. Bene, che non è quella di Oxide. Ti lascio andare davanti, eh. Per prima voglio conoscerti, poi... E infatti, lui tira bombe. Quindi... O non ne prendo neanche una, o lo colpisco prima. Un po' come... Prenderai a sinistra. Non è andato. Ok. Allora, di superarti ti ho superato. Però adesso tu me le tagli davanti. Me le tiri, ovviamente. Dai, tutte le ho sbagliate. Cosa ha preso? Ha preso la TNT mia? Wow, una ne ho tirata. Perché le sto sbagliando tutte? Cazzo. Dai, buona, buona. Questa purtroppo non la posso tirare in avanti. Indietro, scusatemi. Ma posso... Perché le sta prendendo tutte? Vabbè, ho sbagliato qui. Guarda, se ti prendi anche questa. Hai sorpresa. Ma perché se le sta prendendo tutte? Ok. Ah, ho sbagliato. Togliti di mezzo! Lui prende sempre a sinistra e questo mi dà un enorme vantaggio qui. Però è un vantaggio sempre minimo. Non è chissà quanto, eh. Bastardo. Me l'ha lanciata in faccia, me l'ha lanciata. Quante? Aumentano ogni... Ma dai! Dov'è? Sbagliato. Vabbè. Dobbiamo rifare forse, eh? No, perché è qui ancora. Non corre tanto lui. Ovviamente. Se io faccio così, io colpisco ovviamente le bombe. Forse questa la prende? No. Devo avvicinarmi senza farmi colpire. E infatti, prendo le bombe. Adesso gliele dovevo tirare io. Ah, questa curva mi viene benissimo, ovviamente. Ma... è tutto il resto che non mi viene bene. Guarda, ce l'ho proprio... Vaffanculo! Dai!
Eh sì, altre 4 non lo so. Niente, questa l'abbiamo persa perché ovviamente ormai ha un vantaggio molto notevole rispetto a noi. Dov'è? Eh sì, ma dai. Vabbè, facciamola, dai. Perché non so come... Lui mi sembra che non corra come debba correre. Anche il telaio del cat non mi aiuta completamente. Cioè non mi fa vedere quando le ruote sono rosse per poter... Ma dai, ma cosa mi ha colpito? Dai! Pareti invisibili che neanche ci sono, le prendo tutte io. Una parete invisibile al genere. No, oddio, cosa mi ha dato? Ma dai! Però fammi camminare, però, dai! E così davvero il gioco diventa uno strazio. Devo avvicinarmi, non posso tirarmi adesso. Dai! Che cazzo, vaffanculo però, ste cazzo di bombe, quanto le odio già normalmente. Oh. Perché mi ha detto che ero primo all'improvviso? Cioè, ora divento primo di nuovo perché io salto qui. Ma ovviamente. Ma poi mi recupera subito. Dai, che l'hai presa, almeno. Ok, ma mi recuperi adesso, mi recuperi subito tu. Eh sì, vaffanculo, anche sbagliato. Niente, facciamola. E già mi sto un po' rompendo perché è alquanto impossibile, eh? No, non è impossibile, è che ovviamente è rompipalle. Sto derapando tutto il tempo e ce l'ho sempre attaccato. Ce l'ho attaccato, eh? Allora, lui le lancia solo... Le lancia solo all'indietro. Il che è un bene, forse. T'ho preso però, bastardo, eh. No, dai. L'ho preso. Ma dai, non ne ho più. Bastardo. Dai, devo avere anche l'ansia di cadere, però. Dai. Ah, così davvero. Così mi passa davvero la voglia di giocare. Perché è. Perché non è fatto con il ragionamento, sto boss, eh. Bastardo, certo.
Ma non mi dai altro, eh? Non mi dai altro, solo questo mi dai, ovviamente. No, ma non ci credo però, eh? Non ci credo che è così impossibile battere questo boss. Secondo giro, ancora ce la potrei fare. Certo, non così. Mi sta lanciando tutte in faccia. Qui mi raggiunge, qui mi raggiunge sempre. Ma vaffanculo, dai. Curva finale di merda, dai. Che cazzo. Che palle. Un boss alquanto fastidioso però, eh. Perché aumenta il ritmo con cui lancia. Madonna, ma che mi dai ste cose? Davvero, mi ha dato questo, davvero. Io me lo conservo allora. Dai, che palle, oh. Mi riescono sempre, adesso no. Utilizzo il terzo livello, il terzo. Ma guarda che casino, guarda che casino. E guarda come non corre. Il mio personaggio, guarda come non corre. Qui è impossibile ogni volta, eh. Ma dai, che minchiata. Qui c'è il bug della gara, che del tracciato, che all'improvviso gli dice che sei primo. Fanculo, dai però. Vabbè, facciamo sto schifo. Vediamo quali sono le più forti. Le due intanto, non ti preoccupare, ovviamente. Certo, perché le due sono... sono magiche, rincorrono il nemico, ovviamente. Che cazzo devo fare? Cioè, che cazzo... cioè, è impossibile, neanche con la derapata ci riesco. Grazie, oh. Niente da fare. Niente da fare davvero. Grazie.
Ma dai, ma che minchiata però. Il trofeo è mio! Ma perché non corri? Perché non corri? Cos'ha la velocità che non ti piace? Cazzo! Sì. In faccia, ovviamente. A fine giro. Vabbè, facciamola qualche altra volta e poi basta, eh? Cioè, perché... è alquanto impossibile, ci... Io l'avevo toccato comunque, eh? Questo era solo un esperimento. Riproviamo. Certo che riproviamo, certo, certo. Togliti di mezzo! Cazzo mi dai ste cazzate di... di bottiglie di merda. Non corre, non corre, assolutamente. Ma non posso scendere da qui io. Guarda, già ce l'ho attaccato, ma perché? Il trofeo è mio! Cioè ce l'ho sempre attaccato in ogni caso, eh? Non so che velocità abbia sto personaggio. Ma guarda che è tremenda però, eh? O dove sbaglio io? Cioè non so dove sbaglio io. Che palle, no! Proprio alla fine. Ah, sì, guarda quanta differenza di strada, dai. Cazzo, ci provo ancora io. Ultime due volte, dai. Ultime due volte e basta. Grazie. Neanche ti servono.
Ovviamente lo dovevano mettere una parte a muro, no? La parte che ti bloccava, ovviamente. Il trofeo è mio! È caduto anche. L'ha preso. Vediamo, ma mi recupera subito. Guarda. Già siamo attaccati. Prima l'ho sbagliata. Bravo. Dai, se ce la fai prendi anche questa, buono. Dai che ce la facciamo. Non mi sorpassare proprio alla fine. Yes. Sono superiore. Perché non ti trovo il lavoro, stronzo. Neanche un secondo di differenza, eh? Così mi hai battuto senza imbrogli. Ma non ti andrà così bene con Oxide. Lo so. Una chiave per i tuoi problemi. Ragazzi. Perché ha fatto così? Quello che si nascondeva, cioè non lo so. Vabbè. Lo so che con Oxide sarà difficile, però... Perché lui parte prima, se mi ricordo bene, dalla PlayStation 1. Lui parte prima. Prima di noi. Poi mi ricordo che lancia... Bene, il vermiciattolo ha raccolto tutti i trofei ed è il campione del mondo. Perché ci hai messo tanto? Adesso vedrai chi Grazie. È davvero il pilota più forte. Potremmo utilizzare la navicella contro di lui, eh? Carbone. Il coso. Vabbè. Ci sono delle altre gare, presumo. Non credo che mi lanci direttamente da contro il boss Oxide, eh? Non credo. Intanto mi metto... Ah, già di subito?
Già subito? Vabbè, proviamolo una volta, vedete. E dobbiamo stargli lontano perché lui lancia l'inferno. Eh sì, però io non ho velocità, però, Palle. Diciamo che è un miscuglio di tutti i boss, ovviamente, che abbiamo battuto. Proviamoci una volta sola e basta, non posso stare qui, però. Non so se ovviamente c'è il fuoco amico, quindi se è letteralmente una cosa che lancia lui la può prendere anche lui, ma dovrebbe essere così, perché con me vale così. Ma dai! Quanto indietro! Vabbè, no. Torniamo alla mappa, dai. Basta, non ce la faccio, intanto questa era persa. Ok, allora io vi ringrazio per la visione, ringrazio tutti per la visione, ci vediamo domani pomeriggio, intanto personalizziamo, dai, personalizziamo già da ora, mettiamo sempre lui, mettiamo quello classico, dai, come telaio però utilizziamo lo stesso del signorino che dobbiamo battere. Mettiamo questi. Ok, così siamo anche ben messi. Ok, ragazzi, io vi ringrazio per la visione. Vi consiglio di vedere la live di domani, che in cui faremo Bloodborne. Finiremo Bloodborne perché siamo al boss finale. Metto così. Quindi ci vediamo domani con Bloodborne, boss finale, finale di serie, letteralmente, poi ne inizierà un'altra. E niente, vi auguro una buona giornata, ci vediamo domani alle 15.